Ciao Adele, Ciao Marilena. bentrovati a tutti i nostri amici. Nuova puntata di Chiacchiere tra Prof. Sì, questa volta tra l'altro parleremo anche di un argomento, anche questo molto particolare, insomma, dopo le mappe della settimana scorsa e della collaborazione per le mappe, anche stavolta una tematica collaborativa. Eh sì, oggi parleremo di cooperative learning e poi soprattutto dei superpoteri di Google Documenti, perché abbiamo scoperto, vero Adele, che sono veramente dei superpoteri quando si parla appunto di cooperazione, di lavoro cooperativo, di collaborazione. Insomma, noteremo qualcosa di nuovo dentro Google Documenti, qualcosa che già magari conosciamo ed è utile, ma tante, tante cose nuove. Sì, anche perché li stanno aggiungendo in maniera molto rapida, no? Le ultime cose sono proprio di pochi giorni fa. E le fanno quasi di nascosto, piano piano Sì. inseriscono qualcosa di nuovo. Bene, però noi partiamo però come di consueto su un focus metodologico, no? Perché ovviamente noi partiamo sempre da quel concetto teorico che ci apre le porte per poi andare a lavorare con gli strumenti digitali. E il focus metodologico non può essere che sul cooperative learning, che io dico sempre, diciamo, è il tappeto metodologico un po' di tutte le metodologie attive che vedono al centro il progresso e il processo di apprendimento dei nostri alunni, perché reputo che sia un'attività da fare sempre, sia che si utilizzi la flipped classroom, che si utilizzi la lezione segmentata, sono tutte cose, insomma, di cui abbiamo già parlato. Quindi, in qualsiasi situazione, mettere i ragazzi in un lavoro cooperativo sicuramente facilita l'apprendimento. Sei d'accordo, Adele? Sì, lo facilita e avvia tutta una serie di riflessioni personali proprio sul metodo di studio, su come si è fatta ricerca. I ragazzi sono proprio molto attenti anche nell'autovalutarsi, proprio grazie a questo apprendimento cooperativo, al confrontarsi con gli altri in maniera però Sì. positiva e costruttiva, non in maniera negativa. Sì. E poi diciamo che è una sorta di prova per il futuro, perché lavorativamente bisognerà Si sempre lavora in lavorare in team, gruppo. è vero. E poi quello che noto e che dico sempre ai colleghi, che l'aspetto più difficile del cooperative learning è il nostro, quindi l'azione più difficile è la nostra, quella di impostare e seguire, guidare e far capire ai ragazzi quali sono i principi fondamentali del lavorare insieme. Che per molti colleghi pensano che sia una perdita di tempo oppure un nascondersi, diciamo, ma quelli che non vogliono studiare poi si nascondono nel gruppo, e invece no, lì è proprio la difficoltà nostra di far capire che cosa veramente significhi cooperative learning. Sì, E quindi esatto. quell'interdipendenza positiva di cui parleremo tra poco, che è fondamentale in un lavoro di team, no? Anche il nostro. Sì, esatto. E poi comunque all'interno dei gruppi che noi andiamo a costruire nelle classi, che devono essere per forza di cose eterogenei, proprio perché è nel bilanciamento delle singole personalità che si ottiene il massimo. Se qualcuno lavora meno, sono i ragazzi stessi all'interno del gruppo a Sì. bacchettarlo e a dire che deve fare. Quindi c'è comunque uno sprone interno dei ragazzi stessi a lavorare. Poi magari c'è anche quello un po' più sfaticatello che lavorerà meno, ma comunque viene evidenziato, si nota, non c'è Sì, e questa. poi ognuno dà il proprio contributo in base anche alle sue possibilità, ecco perché si adatta un po' a tutti gli stili di apprendimento anche, quindi ecco quello è importante. E prima di andare a parlare appunto del cooperative learning, che iniziamo subito a mostrare in copertina, e diciamo insomma a chi ci sta ascoltando intanto grazie per tutto quello che fanno quando ci scrivono, perché ci arrivano complimenti, richieste di materiale, insomma, quindi ringraziarvi sempre perché Vero. siete insomma il nostro contributo alla forza del programma, no? Delle nostre Sì, chiacchiere. infatti, davvero grazie mille.
Veramente, e abbiamo preparato ecco una bacheca di materiali da condividere con chi ne fa richiesta all'email, insomma, che la metto subito in sovraimpressione perché di solito la diamo alla fine, però ecco mettiamola subito in sovraimpressione per chi volesse chiedere i materiali, insomma, di scriverci qui a questo indirizzo. Poi la seconda cosa che vi volevo dire, Adele aveva annunciato l'altra volta che dovevamo parlare di una cosa importante, ovvero la nostra presenza a Didacta 2022, finalmente in presenza, finalmente lo staff leader di JEG si incontrano tutti insieme, insomma, a Firenze, a Didacta, e non solo. Io farò alcuni interventi di cui dopo vi parlerò, e Adele girerà tra gli stand per andare a carpire delle novità che poi porteremo, no? Qui nelle nostre chiacchiere tra prof. Quindi aspettate fino alla fine perché vi sveleremo quali saranno gli appuntamenti da non perdere, almeno per chi segue il mio canale, i prof Creatività Digitale, le nostre chiacchiere tra prof. Quindi abbiamo fatto un po' un piccolo sommario iniziale, che dici? Benissimo, va benissimo, così almeno le persone sanno qual è il menù di questa puntata. Bene, se vogliono arrivare fino al dolce finale. Bene, poi il caffè ce lo prendiamo a Didacta invece, certo, cercateci, certo. Così il caffè lo prendiamo a Firenze. Bene, allora possiamo iniziare, Adele. Cooperative Learning. Allora, qui ci sono una serie di slide, io andrò molto veloce perché vi segnalerò soltanto i punti essenziali, poi Adele integrami tu le cose che magari magari sorvolo oppure dove c'è possibilità di un'attenzione maggiore. Mi piace iniziare con la frase di Johnson & Johnson, sono i due diciamo ideatori del cooperative learning, che il gruppo deve essere responsabile del raggiungimento dei suoi obiettivi e ogni membro lo deve essere nel contribuire con la sua parte di lavoro, è quello che dicevamo prima. Esatto. Quindi la responsabilità, ognuno per la sua porzione di la sua parte, la sua porzione di lavoro. Quindi questa, diciamo, è un po' l'incipit del nostro percorso di impostazione del cooperative learning. Ecco, come dicevamo, appunto, Johnson & Johnson e Holbeck hanno praticamente introdotto questo modello, però hanno sottolineato un aspetto importante, che è quello della interdipendenza positiva di cui abbiamo accennato, che ci rende i ragazzi consapevoli quanto uno dipenda dall'altro per il raggiungimento finale. Quello che diciamo sempre, il lavoro di squadra, no? E funziona così per arrivare all'obiettivo finale. E questa interdipendenza positiva è fondamentale per raggiungere lo scopo e quindi per raggiungere l'obiettivo del lavoro che si è prefissato. Però è importante anche nelle relazioni che si vengono a instaurare nel gruppo stesso. Quindi un'interdipendenza positiva anche relazionale, non soltanto per creare il prodotto finale designato dall'insegnante. Sì. Anche perché i ragazzi sono poi obbligati, se vogliamo, a frequentarsi di più, a parlarsi di più, a conoscersi meglio e quindi a sfruttare anche quelle che sono le loro competenze positive anche in futuro, al di là insomma di quella che è l'attività del lavoro cooperativo di quel momento. Assolutamente, e come dico sempre, i tre pilastri del cooperative learning sono sì l'interdipendenza positiva, la valutazione, che è una valutazione autentica, quindi si sposta dalla valutazione disciplinare contenutistica a una valutazione autentica. Il terzo pilastro, che andremo a vedere tra poco, è la leadership condivisa, quindi ognuno è leader nel proprio settore, non c'è una preminenza dell'uno dell'altro, proprio in virtù di questa interdipendenza positiva. Quindi la cosa importante è la valutazione autentica delle capacità che hanno i singoli e il gruppo di realizzare un prodotto autentico. Quindi il momento della valutazione per noi docenti è fondamentale, ma come diceva anche Adele, non è soltanto la valutazione del docente, ma l'autovalutazione.
Quindi la metacognizione dell'apprendimento. Sì, spesso noi tendiamo anche un po' a non considerare l'autovalutazione. In realtà i ragazzi sono molto consapevoli delle loro capacità e dell'attenzione che hanno posto nello svolgere un determinato compito. Quindi se voi chiedete a un ragazzo, prima di darti la mia valutazione, valutati tu in maniera oggettiva, guardate che difficilmente si scosta di molto rispetto a quella che è la valutazione che facciamo noi. È molto difficile che troviate un ragazzo che dica ah no, ma io valevo 10, perché si innescano tutta una serie di visualizzazioni del lavoro, di come l'ha fatto, del tempo impiegato, che davvero poi lo fanno entrare anche nell'ottica valutativa, che insomma è la parte poi più difficile del nostro lavoro. Assolutamente. E qui quindi focalizziamo sull'interdipendenza positiva, che ovviamente deve essere il punto cardine. Questa è la parte più difficile da spiegare ai ragazzi. Devo dire che dalla mia esperienza, poi mi confronto con la tua, se è lo stesso che ai ragazzi più grandi, però dalla mia esperienza i ragazzi oggi sono molto individualisti, lavorano per se stessi e per il proprio benessere, e non pensano alla condivisione e soprattutto alla relazione positiva per una condivisione produttiva. Questo è l'aspetto più difficile da far capire ai ragazzi oggi. I miei piccoli, ma pensiamo, immagino anche ai più grandi, se non sono adeguatamente preparati. Esatto. Vero Adele? Il problema infatti alle superiori è che spesso arrivano dei ragazzi che non hanno mai lavorato in gruppo, non si sono mai confrontati con gli altri, quindi nel momento in cui li metti a lavorare in un gruppo le risposte non sono sempre positive, e anche guardando mentre si girano tra i banchi quando fanno queste attività, che cosa c'è? C'è sempre la figura che prevarica e predomina rispetto agli altri. Se quella persona più forte sa che gli altri sono più deboli, tende anche un po' a limitare il loro raggio d'azione, quindi insomma è proprio questa interdipendenza, il dire io faccio questo, tu fai quell'altro, e il fidarsi di quello che fa l'altro, di quello che è molto difficile. È questo che io dico sempre, di iniziare dalle classi più piccole, con i bimbi più piccoli, per farli crescere proprio con questa convinzione, con questa idea. Queste cose che vedete a schermo, a me piacerebbe farle diventare veramente un manifesto, infatti mi sono ripromessa di farlo con i ragazzi, perché questi sono i punti che dovrebbero insomma soddisfare i requisiti di questa interdipendenza positiva, quindi essere soggettivamente percepito come tale da richiedere il contributo di ogni membro del gruppo, quindi di accettare anche i propri limiti, no? Delle volte essere accettato e condiviso da tutti, essere complesso e anche sfidante nel lavoro, e ognuno deve svolgere al meglio il proprio compito senza sostituire il compagno in difficoltà, ma soprattutto aiutarlo, non dire vabbè tu non sei capace, lo faccio io. No, a quel punto non è più cooperazione, insomma, è sostituzione non proprio positiva. Poi distribuzione dei pesi, quindi del peso dell'intervento in base alle risorse e alle potenzialità di ognuno, e quindi ognuno deve dare il proprio livello di partecipazione, quindi che è pari ma è calibrato un po', è pesato in base alle... Chi magari fa il testo, chi magari fa la grafica, chi magari si occupa di un'altra cosa, però comunque basato sulle sue potenzialità e sugli strumenti che posseggono. Sì. E quindi passi dall'interdipendenza positiva ad una responsabilità personale, quindi ognuno di loro ha la propria responsabilità. E qui arriviamo all'aspetto della leadership distribuita, che è il secondo aspetto difficile da far capire, che ognuno è responsabile, è leader nel proprio settore. Io mi fermo un attimo, Adele, perché devo bere, questo è il bello della diretta, perché altrimenti non vado avanti. Con la tosse, sì, è sempre un po' così. Ecco, la leadership distribuita. La cosa bella, qui non si vede, eccola. Però... Eccola,
È la borraccia di Book Creator, è fantastica, quindi non bevo per farvela vedere, bevo proprio perché avevo necessità. Ecco, la leadership distribuita è un'altra cosa da difficile da far comprendere sia agli altri colleghi che magari sono un po' titubanti sulla metodologia, sia anche agli studenti, perché magari la vivono ma non sanno nemmeno che in quel momento stanno dividendo i loro compiti e la loro potenzialità con gli altri compagni. Infatti previene la deresponsabilizzazione, una parola un pochino lunga, però è il concetto di non ti puoi tirare indietro. Esatto. Quindi sei tu, anche tu leader, e quindi anche tu hai la tua porzione di responsabilità e non puoi toglierla, insomma. Ecco, far capire queste cose ai bimbi non è semplice, assolutamente. E poi arriviamo velocemente, qui andiamo molto veloce perché l'ha già accennato Adele prima, i gruppi devono essere sì eterogenei, no? Però nel complesso i gruppi in generale della classe devono essere omogenei per non squilibrare troppo. E poi all'interno ci sono le varie responsabilità, responsabile dei contenuti, del tempo, della comprensione, del lavoro e dell'esposizione, insomma in base all'attività che devono svolgere ci sono la parcellizzazione delle responsabilità. E qui arriviamo appunto alla composizione dei gruppi, la positiva interazione, perché deve essere appunto efficace l'interazione tra di loro, e qui andiamo sulle competenze dei nostri ragazzi, che sono le competenze appunto relazionali, non solo del problem solving, eccetera eccetera. E arriviamo, io vado velocemente fino alla fine, le fasi della valutazione, perché prima abbiamo accennato che il focus si sposta, non è più una valutazione disciplinare come viene detta tradizionale. A me fa un po' fatica delle volte parlare di tradizionale, perché spesso si sono due termini che si contrappongono, no? Innovativa e tradizionale, no, sono la stessa cosa alla fine, perché la tradizione è insita nell'innovazione, non avremmo innovazione senza tradizione, sembra una frase fatta ma concettualmente è così. Poi tradizione, quindi, rispetto anche a cosa, perché magari per un docente la sua tradizione è quello di fare tutto cooperative learning, tutto Jigsaw ed altro, quindi è quella la sua valutazione. Appunto, quindi io parlerei di valutazione disciplinare e poi valutazione autentica. E ovviamente in queste, in queste fasi, nella valutazione abbiamo due step per tranquillizzare i colleghi che dicono: va bene, loro lavorano in gruppo, ma io poi sul registro un voto devo mettere. Ok, sì, ogni alunno ha un proprio voto, quindi c'è una valutazione individuale, quindi ogni componente del gruppo viene valutato in base ai risultati generali raggiunti con il gruppo e al contributo personale che ha dato nel gruppo stesso. Alle responsabilità, quindi, che avete letto prima. Che abbiamo letto prima, giusto. E la valutazione poi di gruppo, che il gruppo viene valutato in base al risultato, quindi processo e prodotto. E quindi noi andiamo a monitorare, insomma, queste fasi durante il lavoro per riuscire a dare sì un voto unico, però che ha al suo interno delle sottocategorie, che è la valutazione individuale e la valutazione, e la valutazione di gruppo. Quindi devo dire che anche qui per i docenti non è semplice, perché devono spostare proprio il focus da una valutazione puramente contenutistica disciplinare a una valutazione per competenze. E per far capire ai docenti di che cosa stiamo parlando, la valutazione contenutistica disciplinare la valutiamo con test, verifiche magari che possono essere sommative, verifiche con domande chiuse o domande aperte, ok? Quella è la valutazione diciamo disciplinare contenutistica. E la valutazione autentica è una valutazione che sposta l'attenzione sulle competenze, quindi andiamo a valutare le competenze con un compito autentico, appunto. Potrebbe anche essere una traccia scritta, però formulata in modo che sia un compito autentico, un compito di realtà, dove vengono messe in campo tutte quelle competenze attivate studiando i contenuti, quindi acquisendo
acquisendo le conoscenze e le abilità. Quindi spero, insomma, di aver chiarito il discorso della valutazione, perché è una cosa, come diceva Adele, molto molto delicata, sì. E ci troviamo in difficoltà quando lavoriamo in un modo diverso rispetto a quello che facciamo abitualmente. Sì, esatto, anche perché appunto il compito di realtà, la creazione di un prodotto, sono unici nel loro, nella loro esistenza, ecco, nel loro essere, sì. Quindi è per questo che è ancora più difficile poi valutarli. Quindi sì. Un conto è fare un test, un compito su leopardi, un conto è creare un prodotto su leopardi che ricrea... O una problematizzazione, quindi sì. Una problematizzazione su un determinato argomento che inevitabilmente poi tocca sfere interdisciplinari. Sì. Ultimo aspetto della valutazione è la valutazione tra pari. È l'autovalutazione, quella che dicevamo prima, quindi un occhio alla metacognizione dell'apprendimento e un occhio anche alla valutazione tra pari, quindi tra di loro. Quindi sì, anche esatto. Questo è importante come momento di conclusivo di un compito di realtà, di un compito autentico predisposto, insomma, alla fine di un percorso. Sì, sì, sì. E Adele, io non ho toccato l'aspetto, no, inclusivo volutamente, la parola inclusiva, inclusione, ma effettivamente il cooperative learning non c'è bisogno di parlare di inclusione perché è già inclusivo di per sé, sì. No? Sì, sì. Attraverso proprio i ruoli che vengono indicati nei gruppi c'è comunque questo bilanciamento che viene fatto al di là dell'essere o meno con un bisogno educativo speciale, quindi il cooperative learning include tutti e anzi aumenta ancora di più quello che è il livello di autostima di tutti i ragazzi, perché appunto assieme si rendono conto di potercela fare, di poter raggiungere quell'obiettivo che magari da soli è troppo alto, troppo elevato. Anche e riescono ad... Ecco, oggi è la giornata che non parliamo. Giornata un po'. E quindi sì, è assolutamente inclusivo e tra l'altro molto spesso nella creazione dei prodotti viene richiesto l'uso dell'informatica, comunque di vari applicativi e di strumenti digitali. E gli studenti con BES dimostrano di essere di poter fare la parte del leone, anzi in molti casi sono loro che aiutano i ragazzi che magari fanno un po' più fatica nell'uso dello smartphone. Io parlo essenzialmente di smartphone perché anche di recente, sì, anche di recente in un compito collaborativo che abbiamo fatto in classe, nella mia classe, i ragazzi erano dotati di smartphone, la maggior parte, solo pochi avevano il tablet e quindi si lavorava su una tipologia di applicativo che andava sullo smartphone e lì comunque c'era proprio un mutuo aiuto nel migliorare, nel rendere meglio quello che era il prodotto che stavano realizzando, quindi è assolutamente inclusivo. Sì, e la valutazione... Assolutamente, la valutazione in questo caso anche rispecchia l'inclusione, perché ovviamente lavorando nel gruppo si utilizzano gli stessi strumenti sia nell'individuale che nel lavoro di gruppo per quanto riguarda la valutazione utilizzando gli strumenti digitali. Ecco, abbiamo introdotto il concetto di strumento digitale che ci rende l'ambiente di apprendimento inclusivo e uno strumento che noi abbiamo, come dicevamo prima, trovato estremamente utile e versatile, magico, ed è proprio Documenti, che non è soltanto un editing di testo, no? Quindi un foglio dove si può scrivere, prendere appunti, condividere, ma è molto molto di più. Abbiamo visto che diventa multimediale, tant'è che io ho sperimentato nelle mie classi più
insomma la prima, proprio per avvicinarli alla scrittura, la scrittura collaborativa e multimediale. Perché multimediale? Perché all'interno di documenti, adesso vedremo con i chip, che non sono le patatine, però insomma sono cose molto molto gustose, attraverso i chip abbiamo la possibilità di inserire tanti elementi multimediali e farli scrivere contemporaneamente. Quindi adesso Adele ci introduce questo mondo, no, delle novità di Google, e poi faremo una simulazione io e lei. Sì. Allora, iniziamo proprio con questa dicitura Smart Chip. Google ha praticamente inserito la possibilità di amplificare quello che noi potevamo banalmente fare in Google Documenti, come diceva Marilena, appunto scrivere, con tutta una serie di implementazioni che così a una prima vista non sono visibili, ma che in realtà sono potentissime. Infatti, cosa sono questi smart chip? Qui ho indicato alcune cose. Io posso assegnare parti di un documento da svolgere, posso organizzare un documento per una condivisione in maniera molto più scorrevole, linkando dei documenti del Drive, ma non con il link, con il chip. Linkare quindi documenti, contatti, geolocalizzazioni, date, il documento diventa interattivo. Posso inviare anche una mail, posso mettere i commenti con le emoticon. Queste sono proprio la novità di pochi giorni fa. Questa è l'ultima chicca proprio. Ecco, qui c'è un errore, comunque roadmap di prodotto e documenti del prodotto che sono importantissimi se si pensa a un lavoro appunto collaborativo come quello che ha mostrato Marilena, e quindi ad aiutare i vari gruppi della classe e anche a noi docenti per i nostri dipartimenti, e poi anche un Google Documenti pageless. Vediamo un po' come. Io ho fatto un video proprio per mostrarvi. Ecco, io qui ho inserito, innanzitutto voi sapete che mettendo tutto con titoli, in automatico voi avete una sorta di indice, un sommario ai lati, e quindi in automatico voi, cliccando sulla paginina che trovate a sinistra, avete la struttura già del documento, quindi vi porta in automatico dove avete inserito. Ma cliccando, inserendo la chiocciolina, io posso dire: Marilena Ferraro, ti condivido questo documento o ti assegno quel pezzettino da fare. Oppure, sempre incollando un link, in questo modo mi va a sostituire totalmente con il simbolino e l'icona di tutto quello che rientra nel pacchetto Google Workspace, quindi in questo caso YouTube, ma andando su Maps al lato io posso copiare il link e in automatico mi dà il login di Maps. Quindi voi non avete più tutto il link lungo, brutto, che si vedeva, ma tutto molto limitato, molto più corto. Posso inserire delle note, posso creare la bozza di una mail che poi diventa davvero una mail. Sì, e questo lo possiamo scrivere una mail insieme, perché se noi immaginiamo di aprire Gmail non possiamo collaborare insieme a scrivere una mail. Esatto. E invece su documenti sì, la impostiamo una mail insieme e la possiamo poi mandare. Ma questo più che come servizio di invio della mail, per me che insegno italiano è interessante come compito didattico. Esatto. Perché noi facciamo la lettera, come si struttura una lettera in antologia, e parliamo anche di come si deve strutturare un'email, quindi l'email del destinatario, l'email nascosta, sì, l'oggetto e il corpo del testo. Ecco, questo può essere un esercizio di scrittura all'interno di documenti, al di là della finalizzazione, no? Di invio. Esatto, infatti anche al biennio delle superiori, pensando al professionale, c'è proprio una parte dedicata all'uso della mail, così come pensiamo al commerciale, le famose lettere commerciali che si facevano, quindi anche questa è una modalità, ecco. E poi è interessante il roadmap del prodotto, vi appare in automatico questa tabella, quindi io posso inserire il nome del progetto. Posso, attraverso la chiocciolina, andare ad allegare il file, tutti i file che sono nel nostro Drive li possiamo allegare, e posso, attraverso il menu a tendina, dire se l'ho iniziato, non l'ho iniziato o meno. Posso anche fare il tracking della revisione. Quindi immaginate, per i docenti di italiano,
o per qualsiasi altro tipo di docente che decide di fare la revisione di un'attività, ecco, io lì metto il nome del revisore, che può essere anche inserito con la chiocciolina, così sa che cosa deve fare, e lui mi dice lo stato. Scorrendo, oltre a poter inserire disegni, immagini, grafici, io posso attraverso la data andare a selezionare il calendario di Google, prenotare la riunione Meet e creare un Meet all'interno proprio di Google Documenti. Ma posso andare anche a lavorare su quello che è il pacchetto di risorse di un progetto. Quindi pensate, lavoro collaborativo con Marilena, con le classi di Marilena, metto il file che magari devono compilare i ragazzi, che cosa devono fare? Se l'hanno iniziato o non l'hanno iniziato, loro mi indicheranno tutte le varie fasi di avanzamento, quindi a colpo d'occhio so che cosa sta accadendo. E scorrendo sempre in basso dalla nostra chiocciolina, posso anche inserire solo l'elenco a discesa. Discesa. Quindi io posso inserire un elenco già preimpostato che mi appare da solo, oppure andare ad inserire un elenco nuovo che creo io ad hoc per quella determinata attività. Scrivendo quello che è un testo oppure andando a lavorare su un testo stesso, sapete che si può mettere il commento, ma adesso si possono inserire anche le emoticon. Noi possiamo mettere tanti, Mamma, queste possiamo scegliere bellissime. tantissime emoticon e quindi vengono inserite lì come reazioni al nostro documento. Da file, impostazione pagina, io posso anche creare un documento senza pagine, quello è Pagine. pageless. Appunto, quando noi abbiamo documenti molto lunghi che vengono solo visualizzati, io non ho più il layout di stampa, ma ho appunto, un documento unico e Unico, completo. sì, come se fosse una pagina di un sito, no? Completamente. Completamente libera e poi con tutti i link interattivi alla fine, tutti i link messi possono essere E inseriti. soprattutto sono anche visivamente più belli, perché rispetto ad avere il linkone gigante o comunque la parola evidenziata con appunto linkabile, quindi cliccabile, devo dire che Sì. in questo modo Google ha reso un servizio molto più ampio, perché appunto io posso collegare tutto quello che c'è nella mia workspace al Google Documenti, ma è visivamente più bello e più agevole. E soprattutto pensando a lavorare in gruppo, soprattutto io penso adesso ai dipartimenti, penso adesso all'esame di Stato che si avvicina, quindi creare anche un documento condiviso di quelle che sono gli adempimenti finali, no? A che punto sei? L'hai iniziato? L'hai finito? L'hai portato a termine? Ecco, Quindi quelle sono. step by step. Esatto, quelle sono appunto delle cose che ci agevolano tantissimo il lavoro e le trovo molto utili da adoperare sia appunto tra noi docenti sia all'interno della Sì. classe. E sono sempre in evoluzione. Le emoticon sono cosa appunto di pochi giorni Assolutamente. fa, anche Maps, la possibilità di aggiungere il link di Maps è una cosa di 2 o 3 giorni fa. Sì, e adesso lo faremo vedere. Quindi abbiamo spiegato in sintesi, facciamo vedere insomma una buona pratica. Allora, condivido il mio schermo e vi farò vedere anche una cosa che non ho detto ad Adele, mi è venuta in mente adesso. Piccola sorpresa. Allora, questo è il nostro documento, lo ingrandisco un po', Adele, così a schermo, insomma, si vede un pochino di più. Ecco qui, io ho impostato, insomma, questo documento, scriviamo insieme, in questo caso siamo soltanto io e Adele, laboratorio di scrittura multimediale collaborativo. Allora, io inizierei con una piccola tabella, Adele, quindi inizierei inserendo una tabella che prevede le colonne con la descrizione di ciò che l'alunno deve fare per scrivere insieme all'insegnante e agli altri ragazzi. Io di solito utilizzo per taggare ogni alunno, come hai fatto te con me, la chiocciolina e quindi per ogni riga della tabella inserisco il loro nome. Adesso siamo soltanto io e te, però inseriamo tabella
e mettiamo poche righe. E qui andiamo, io dopo aver inserito qui i nomi degli alunni, qui inserisco con la chiocciolina, vado ad inserire per esempio Adele. Eccomi. Ecco Adele, e qui che cosa dovrà fare? Dovrà scegliere un'immagine. Scegliere un'immagine e poi descrivere l'immagine. Manca lei. Quindi scegliere l'immagine, quindi fare una ricerca sul web di un'immagine. Io nelle mie attività, poi dipende dall'attività che sto facendo, racconto fantasy oppure descrizione di un oggetto, di un animale, quindi poi glielo vado a focalizzare, no? E poi descrivere l'immagine. Che cosa succede? Che quando si è in classe, io ho taggato ogni alunno, quindi ogni riga conterrà il tag appunto dell'alunno, l'alunno sa che quella riga è dedicata a lui o a lei e inizierà a lavorare. Quindi, guarda, spiegare... sto inserendo il tuo amore. Oh, guarda, giusto per farmi contenta, eh? E adesso poi qui c'è la descrizione. Descrivere l'immagine e a questo punto, visto che mi ha sollecitato, aggiungere il luogo di nascita. E come lo aggiungiamo al luogo di nascita del nostro, in questo caso, autore? Quello che hai accennato prima. Quindi si va su Google Maps, si clicca il pin che abbiamo di lato, si apre un'anteprima di Maps laterale e il luogo dove è nato il nostro caro Giacomo Leopardi lo conosciamo ormai, è Recanati, Macerata. Eccola qui. Andiamo a vedere insomma il luogo, le immagini che vengono proposte, ma sono quelle standard di Maps. Quello che ci interessa a noi invece è il link che è in basso, come ha fatto vedere prima Adele. Prendiamo il link e lo andiamo ad incollare qui. Guardate che passandoci il mouse sopra ci dice già se vogliamo usare il chip del pin di Maps che indica Recanati. Quindi noi qui abbiamo già messo il luogo, passandoci la manina sopra abbiamo già l'anteprima. Questo è un aspetto importantissimo anche per i video. Infatti, se io vado a ricercare un video magari di Recanati, quindi mi posiziono qui, vado su YouTube, Recanati e Leopardi. Ok, prendo il video, vado a prendermi il link di condivisione. Quando torno, oddio, ho svelato una cosa che ti farò vedere dopo. Quando vado a prendere il link e lo incollo qui sotto, mi compare il chip di YouTube, come ha fatto vedere Adele prima. La cosa però che è interessantissima per i nostri ragazzi è proprio la possibilità di vedere in anteprima qui dentro il documento il video, sì, privo di pubblicità, privo di distrazioni, e soprattutto non li distraiamo dal compito che stiamo svolgendo. Quindi la possibilità di usare il chip non solo, ecco, come dicevamo prima, per rendere un documento più bello senza il link poco carino di numeri e lettere, ma soprattutto per poterlo utilizzare in anteprima qui all'interno del documento. Quindi sì, diciamo che questo... andandoci su, come ha mostrato Marilena, non è più come prima che apriva un'altra pagina per mostrarlo, no, ma ci si dice vede tutto proprio all'interno. Anteprima. Sì, e questa è una cosa che piace tanto ai ragazzi, ma soprattutto ai colleghi quando la vedono, perché capiscono le potenzialità di documenti, che è semplice ma ricco insomma di elementi. Bene, adesso ti svelo la sorpresa, visto che sì, prima sono curiosa. No, se l'ho fatta vedere. Allora, noi sappiamo che in documenti i video non si possono mettere in anteprima se non in questo modo, no? In pop-up, quindi picture in picture all'interno del documento. C'è un piccolo stratagemma per mettere il video all'interno grande in anteprima. L'ho Sono scoperto curiosa. Qualche giorno fa. L'ho scoperto qualche giorno fa e utilizza altri due strumenti, utilizza presentazioni e utilizza disegni di Google.
Allora, se noi vogliamo mettere il video grande all'interno di documenti, andiamo a prenderci il nostro video e lo inseriamo prima di tutto all'interno di presentazioni. Quindi l'ho inserito in una pagina di presentazioni in Google. Che cosa faccio? Con il tasto destro vado a copiarmelo, poi torno sul mio documento, vado su Inserisci disegno, ne prendo uno nuovo, tasto destro, incolla. Beh, sistemiamolo e poi un clic solo, salva e chiudi. Eccolo qui. E poi si clicca qui e si clicca due volte e ce lo vediamo in dentro Google Disegni, tranquillamente, senza dover andare su YouTube. Quindi anche qui abbiamo tolto la pubblicità. Quindi o con lo smart chip, che ci permette insomma di inserire il link con il login di YouTube, oppure con questo escamotage di Google Disegni e Google Presentazioni, riusciamo ad avere un'anteprima del video e poi vedercelo anche dentro Google Documenti senza pubblicità e distrazioni. Che dici? Mi piace? Devo dire che questo trucchetto non lo conoscevo, però è fantastico perché comunque ci permette appunto di rimanere sempre nell'ambiente Google Documenti senza aprire altre pagine, e quindi ben venga anche questo tipo di piccolo trick che ci hai mostrato per i video. Proprio per far vedere, ecco, sembra proprio di avere il video all'interno di documenti. Certo, poi si apre il pop-up di Google Disegni, però è un modo proprio per evitare, no, le distrazioni che ogni tanto YouTube può procurare ai nostri ragazzi. Bene, io Adele devo fare una cosa adesso, devo selezionare questa immagine bellissima che io adoro e devo darti un feedback. Ok. Con una bellissima emoji innamoratissima. Bene, però non possiamo chiudere questa puntata dei superpoteri di documenti senza un potere altri aumentato. Superpoteri, no? Altri superpoteri che ovviamente non sono insiti in documenti, però li aggancia attraverso un'estensione che a noi piace tanto, Adele, di Chrome, che è Moz. L'ho pronunciato bene, Moz. Sì, Moz. Infatti vedete proprio... Voi in basso potete con la nuvoletta verde fare le modifiche, i suggerimenti di modifica. Poi ci sono le emoticon su, sopra ancora con il tasto più ci sono i commenti, che ovviamente i docenti di italiano sanno che si usano tantissimo per commentare gli scritti dei nostri studenti. Sì, ma poi guarda che belli i commenti. I commenti sono anche questi super articolati, perché possiamo dare un feedback vocale con Moz, di cui adesso parleremo, di un altro superpotere, ma soprattutto ovviamente possiamo taggare Adele nel commento e addirittura assegnare quel compito proprio ad Adele, quindi fleggando questa casellina la persona a cui è assegnato verrà informata che è responsabile di consegnarlo come completato, quindi quell'aspetto, io ho selezionato la foto, però quell'aspetto lo deve consegnare Adele e adesso glielo assegno. Infatti arriva proprio una mail che dice: ti hanno assegnato questo compito da fare. Bene, benissimo, hai vinto un compito. E questa iconcina qui, Add Hypermote, è un'iconcina che non è proprio insita di documenti, l'ha presa in prestito dall'estensione Mote, che ci permette di dare feedback vocali, ma questa iconcina ci permette di far parlare quella foto, per esempio. Esatto. E quindi cliccando qui io comincio a registrare l'audio dedicato a Giacomo Leopardi, sempre caro mi fu, eccetera eccetera. E qui possiamo inserire il nostro commento vocale. Esatto. Quando passiamo la manina sopra il nostro Giacomo, sotto
sotto abbiamo la nota vocale con anche la traduzione, esatto. Letterale. Utilissimo per l'inclusione, utilissimo per l'accoglienza e mediazione linguistica. Una esatto. recente live JEG abbiamo mostrato come utilizzarlo anche a sì. livello multilinguistico. Quindi devo dire superpoteri meritati e utilissimi. Esatto, esatto. Bene. Altro esempio, prima di chiudere con i ragazzi, possiamo fare un lavoro interdisciplinare in educazione civica. Quindi sì. immaginate di assegnare ad ognuno di loro un goal dell'Agenda 2030. Loro devono andare a geolocalizzare il luogo dove secondo loro quel goal non è rispettato, quindi ha bisogno di essere raggiunto quanto prima, andare a descrivere quel luogo e andare a inserire le immagini. Quindi utilizzano un documento multimediale, non soltanto una sì. scrittura collaborativa, ma una scrittura multimediale. Ecco perché ho dato questo sottotitolo al piccolo laboratorio che spesso faccio con i ragazzi. Ecco, sì, io esatto. ho concluso. Sì, sì, infatti come vedete è versatilissimo Google Documenti, sì. quindi si può veramente prestare a mille forme, e in un laboratorio, ad esempio, di educazione civica, voi potete anche pensare ad un Google Documenti che abbraccia le varie, pensando soprattutto alle superiori, dove noi abbiamo 33 ore in un anno di educazione civica che sono spalmate su più discipline, si può pensare a un documento unico dove confluiscono i vari colleghi che lavorano sull'educazione civica, perché di solito si scelgono comunque tematiche comuni per arrivare certo. ad un unico obiettivo. Quindi ecco ancora di più, a fine anno noi abbiamo un unico documento e non 10 documenti diversi. Quindi diversi. Insomma, tutto per facilitarci la vita. Assolutamente. Bene, allora adesso siamo alla conclusione e mostriamo che cosa faremo a Didacta, e vi mostro un piccolo video. Vediamo un po' che cosa sarà. Anzitutto bellissimo il fumetto iniziale. Il nostro responsabile della formazione, Davide Tognoli, ha creato una caricatura per ognuno di noi. Ecco, lì ero con Elisabetta Nanni, qui invece con Ed Pasole insieme ad Angelo Gigliotti per parlare di video lezioni coinvolgenti con Google e Ed Pasole. E poi come JEG Italia faremo degli incontri. E qui avventure spaziali con Elisabetta e Arianna, Cospesis, realtà virtuale aumentata, e anche sempre con Elisabetta, anche la domenica, replichiamo anche il giorno dopo. Qui se inquadrate questo, blocchiamolo un attimo, se inquadrate questo QR code potete iscrivervi a tutti gli eventi, in questo caso insomma di C2 Group, Didacta, e troverete anche ovviamente i miei. E per quanto riguarda insomma Google, Ed Puzzle, Cospesis, e soprattutto per incontrare leader e staff di JEG nel stand C2, e per parlare appunto di educatori e il gruppo di educatori Google e tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, almeno ci conosciamo di persona. Esatto. Vero, fermateci a Didacta. Assolutamente fermateci, Adele sarà lì in esplorazione, come detto prima deve carpire tutte le novità per portarcele poi qui nelle nostre chiacchiere, quindi noi Adele li aspettiamo, se ci vengono a trovare prenderemo un caffè insieme. Esatto, dal 20 al 22 maggio ci vediamo a Firenze in Fortezza d'Abbasso. Non mancate. Ciao. Grazie, alla prossima. Ciao ciao Adele. Ciao.